Io vo' via e chiudo questo canale perché mi sono rotto i coglioni, mi sono rotto le palle di soffrire così ogni settimana. Questo canale è sponsorizzato da Star Select. Acquista giochi digitali Nintendo con il codice sconto Saidonia. Trovi il link in descrizione. Ciao a tutti ragazzi, qui è Saidonia, Chiara accanto a me e benvenuti in una nuova Crowned Dumb Battle in versione cambio di prospettiva, perché gli Slim Dogs ci hanno abbassato la fotocamera, avevano detto che era meglio così e noi ci fidiamo. Oggi, signori, si gioca in modalità vinco io e quindi è un'altra di quelle Dumb Battle molto divertenti. Abbiamo già cominciato settimana prossima. Abbiamo già cominciato settimana scorsa. Quindi andiamo a gustarcelo insieme, ma non prima di aver visto i nickname che avete scelto, che vuol dire? Non lo so, Sommersi, che fai tu? Che avete scelto per noi. Per Dusclops Marco Viraldi sceglie Tifone, perché ha generato una tempesta di sabbia con un tifone, perché Tifone, come Tritone, era una figura mitologica greca. Grimmsnarl diviene Cortocircuito, scelto da Omar trattino basso Cassini, perché dopo essere stato un superconduttore ha subito un cortocircuito a causa di surf. Magari eviterei di selfittarmi. Ecco, ci sta selfittarsi e vincere perché aumenta il gaudio, ma selfittarsi e perdere... Mesprit diviene 1240, scelto da Tommy Magarotto perché con strampa danza ha fatto come recitava la pubblicità, ovvero suona, fischia, nonché canta. E aggiungo io che se quello che cercate è un numero, noi possiamo trovarvelo subito. Noi te lo troviamo subito, minchia, 5 parole, non te le ricordi. Inteleon diviene senza titolo, scelto da me. Perché facevano cacare i nickname che avete inserito. Schifo facevano. Machamp diviene poi Pippo Piragna e non Pianta Piragna, scelto da diversi di voi perché si chiamava Sfavillotto come la fava e ha usato radicamento. È stato nel campo erboso e ogni tanto ha pure sparato fuoco. Ovviamente Pianta Piragna, ma mi piace fare il scemottino XD. Politoed infine diviene Gargoyle, scelto da Gabriele Romano perché ha provato a utilizzare una mossa legata alla sua coda, ovvero veleno a coda, nonostante l'abbia persa qualche fight fa quando era un piccolo Poliwag. Miltank diventa Napoleotta, scelto da Ettore Cestaro perché ha sbaragliato i suoi nemici da sola. Alcremie diventa Hulk, scelto da Damiano Squarci perché era Nick Fury, ma Fury non era abbastanza arrabbiato, di più Fury. Quindi più Fury. Azelf diventa Mummia, scelto da Agostino Scrivano perché è morto subito. Ma guarda che tu sei uno intelligente. È scritto con, è presente quella faccina, quella che c'ha gli occhi così con le sopracciglia, sì, in questo sì, modo sì, sì. Mi ha fatto molto ridere. Togekiss diventa Vet, scelto da Domenico Baldisseri perché ha confermato le capacità del maestro con fulmini, tempeste di sabbia e mosse fuoco. Pensavo veterinario, non capivo. Ok, ok, ho capito. Hitmonchan diventa Monique Hart. E questa scelto, invece non la conosco proprio. Scelto da Lello GC e Alessandro D'Amico perché ha fatto vita al tiro, lanciando dunque la parrucca come è abitudine di Monique. Ricordo a tutti che sono nickname di RuPaul's Drag Race e che la cosa sta andando avanti credo da 3 mesi. E a me va bene. E Chiara prova, ovviamente. Ma raga, ci sta. Sono 13 stagioni, quindi. Magus Sense. Polivrat, per concludere, diventa numero 1, scelto da The Lonely Giraffe perché con tutte le mosse giuste che ha infilato ha portato gran fortuna al team. È un nome in collegamento a quello che aveva prima, che era Amelia, e la numero 1 è la moneta fortunata di zio Paperone. Parli di lore e poi ti mancano i fondamentali. Oh vai, allora introduci te la battaglia. Vai, devi fare la grossa, vai. Manda avanti questo video o rimarrà qui. Perfetto ragazzi, quindi ora che abbiamo letto i nickname che avete scelto. Ora che abbiamo letto i nickname che avete scelto per noi, possiamo iniziare con la prossima lotta, la lotta di oggi. Ma sei brava comunque, potete farne un lavoro. Ci siamo. Vai, veloce. Hai pochi secondi per la farlo. La musica di Hop 2 un'altra no, volta. No, ma come Hop 2, ve l'ho scelta un'altra volta. La musica di Olive riecheggia nelle nostre orecchie e... Io mando in campo Napoleotta e Hulk, perché non solo ho un conduttore di un'armata, ma ho anche Hulk. Mentre tu mandi 1240 e Tifone. Quindi cerchiamo un cataclisma.
Cerchiamo un cataclisma. E te lo troviamo subito. Cerchiamo un cataclisma. Una cosa grossa. Qual è il collegamento tra 12:40 e tifone? 12:40 cerca il tifone, cerca un cataclisma da infrangere contro il team Chiara. E quindi tu lo chiami e fai: posso avere una tempesta da lanciare al nemico? No, è debole, è debole. Vuoi mettere contro Napoleotta e Hulk? Hai perso la linea. Ma rema puttana, fodu killo. Ci siamo, Napoleotta si prepara, agita la mammella, che solitamente va per ultima e oggi va per prima, e va di extra senso. Che schifo questo senso. Tifone è pronto, occhio unico in testa è carico e va di fanghiglia, si gode. Doppio drop si può avere? Doppio hit si è già avuto, doppio drop si può avere? Uno. Maremma! Maremma! Nani? データが表示されない上にモンスターも実体化しない。さあどうする、こっちは攻撃表示じゃ。T'ho detto doppia kill, ho sbagliato, volevo di doppio drop. Tifone unico in campo, si prepara, agita il ditone all'insù e va di acrobatics. Però con bacca non farò molto. Senza bacca avrei fatto, con bacca. Napoleotta è pronta, i cornini Vai. Sono agitati correttamente. Vai. Va di palle al muro. Wow! Right. Questo è un problema. Più uno a tutto è un problema. Oh, guarda com'è proprio condottiera. 12:40 è carico. Se quello che cerchi è un numero, noi te lo troviamo subito. Boia, Psicozanna sta bella. Psicozanna sta bella. Bada lì che godo. Hulk si prepara, solleva fragola e va di Incantavox. Altrettanto sta bella, quindi attenzione. Fai pianino. Fai pianino, tu devi far il pianino. 150 di spawn. Vabbè. Attenzione a 12:40 che si prepara e fa una mossa proprio tattica, amici. 12:40, se quello che cerchi è un numero, noi te lo troviamo subito. 155, questo è il numero che ti volevo dire. Hulk si prepara, agita il di torre all'insù e va di Metal Heddo. Che palle! Si gode. Tifone si prepara, punta verso Dio, ovvero se stesso, e guarda, si scioglie. Guarda. Sound design, Paolo, guarda, senti. Hulk è pronto, è molto a rabbio e va di maledizione. A bassa velocità, su attacco, su difesa. Ti ricordo che maledizione, se non usata da uno spettro, non dotta. Tifone è pronto, impone il manonzo e va di Nemesis. Il Nemesis. Io penso che dopo il boost Napoleotta quanto non lore. Muoia neanche domani, sì. Quanto lore questa vero. Screenshot, che bello. Sarà la thumbnail del palesemente video. Palesemente la thumbnail. We're wasting time. Napoleotta è pronta, agita i piedini neri e va di boia. Questa è una kill. Extra rapido, stab più uno. Ah no, invece no. Ma perché è andata su Dusclops? Tifone è carico, gira le bende mugnose e va di Hydro Pump. Non penso ti farò nulla perché sei anche a più uno di Defsp. E io ho l'attacco speciale di mio nonno. 12:40 si prepara, agita i rasta e va di ruota cuoco. Anche questa non è assolutamente male, sarà un buon dannello, non su di lei. E invece si gode, ragazzi, invece qui è godopoli proprio oggi. Hulk si prepara, è Bruce, ma è anche banner del sito web e va di ripi. Oh cazzo, questa è. No, ok, ok. Tifone è pronto, i codini si eccitano e va di fulmine. Un par di là, proprio così la chirurgia, un parrino qui. Cazzo vuoi? Ma le cose giuste voglio. Ti fai cazzi tua. Ma te le fa cazzi tua. Hulk è carico, gli occhi sono da guru e va di sabbia. Porco, porco. Gli occhi sono da guru. Da ghoul. Guarda che succede adesso. Grande! Sono mago e qui presento sabbia magica è chiamata. Costruzioni, gran piaselli, tutti belli. Sì. Bravo, torna in verde perché Hulk, capito? Capito? Marema... Napoleotta si prepara, ragazzi. Questa battaglia è talmente lunga che la vincerà chi fa il primo KO. Arriva troppo forte. Scherzavo, ovviamente. Vabbè, tanto sei barnato. 12:40 è pronto. La leggendarietà è presente in lui. E va del signor Mulino. Su. No, ma è già adottata. È già adottata Napoleotta. Hulk è carico. Dai, Hulk. Ed è anche rinvigoro. Ok, ok, posso accettarlo su Dusclops. Tifone, hai due turni. Poi dormirai. Dai, hai fatto bene finora.
Megapugno, buono il Megapugno, buono il Megapugno. Ok, Napoleotta è morta. Napoleotta è morta, signori, con un pugno divino. Guarda lì, signor Mulino. Ok, ho avuto paura. Te ci hai provato, ci hai creduto un pochino, ma... Entra in campo Mami. Meno male che non entra Daddy. Il nostro pianeta ruota intorno al suo asse ad una velocità di oltre 5 km orari all'ora. Il mummia è pronto, è un nostro sub di Twitch e va di... Holy schmoly. Bella. 12.40 è carico, la gemma rossa lo è altrettanto e va di fulmine, questo è buono, e questo è buono, e questo è buono. Dai, dai, prendiamo su Crimi la kill. Vabbè, par. Hulk si prepara. Agita la vengeranza e va di sguardo feroce. Su, Dusclops, così non si addormenta. E ragazzi, io qui sono all'ospedale adesso. Mammi è carico, agita il ditone all'insù. Va bene, ok, poteva andare peggio. Hulk è carico, le orecchie di panna si agitano e va di bullo. La fiera dello status proprio. Un paraconfusion. Sono fottuto. Oh! 12.40! Rippa rippa, suona, fischia e canta. Se quello che cerchi è un numero, noi effettuiamo del trovartelo subito. Così è la vita, un attimo va tutto bene e l'attimo dopo sei circondato da problemi. Problemi, problemi ovunque. La mummia è pronta, agita il film molto famoso e va di Gemostrain. Questa è una kill, dove arriva arrivare. Cazzatissimo con me. Sì, è la rivalità di DP. Sì. Hulk è pronto, agita la panna acida e va di Baldeali, tipico attacco che ti aspetti dal Crimi, guarda. Da Hulk. Sì, da Hulk, esatto. Boss di Dark Souls 1 scendono in campo e sono pronti a sweggare. Gargoyle è pronto, agita la bossanza e spara un cambio marcia. Più uno attacco, più uno Vel, mi pare. O forse più uno attacco, più due Vel. Infatti, sì. L'Hulk è pronto. L'eroe che è in lui ruggisce e va di Reza. Tifo, Hulk è carico, agita il ditone al... Ma veramente... Mamma. Oh, tutto! Come? What the fuck has just happened? In che se... Ah, perché c'era cosa? C'era l'inibitore! Il mummia è carico. La cultura egizia è insieme a lui. E guarda che bella la cultura del rinascimento, del mettersi... le bende addosso per rinascere più forti di prima come Politoed. Ma non prima che Hulk faccia... Mummia si prepara, agita le cototte all'insù e va di... Su Dusclops, ti prego. Ah però! Non è successo praticamente niente per un po' di turni. Te però ti poi... devi zittare! Te la fa passare io la simpatia. Guarda chi arriva, Piero Piragna, andiamo. Ma di che canta? È il mio corpo che cambia. Esatto. La forma del colore. Piero Piragna, eccolo qua. È prontissimo e va di staffetta e va via. Ragazzi, ma il 1° maggio era un po' di giorni fa. Lo sciopero oggi non era previsto. In questo video, nello specifico, andremo a vedere 3 consigli se vuoi andartene via di casa. Il primo consiglio che ti do è quello di andartene via di casa. Cambia. E cambia. Sei andato. Dai, corto circuit. Corto circuit è pronto, brum brum, e va di... Vabbè. Non è una mossa d'attacco. Mi piacerebbe ma che... Ma non è male. Non è male, no, non è male. Soprattutto perché ha burla. Mi sembra lamentato. Ah, consiglio negativo. Gargoyle è carico. E va di azione. Oh, una mossa. Ripartiamo da qui. Che la sinistra riparta da azione. Oh, intanto è bastato. Tu mi dici boss di Dark Souls. Te che mi metti? Vet? Veterinario? Sì. C'è tanti animali in Dark Souls, quindi hanno bisogno di cure. Cortocircuito è possente. Agita il vitello e va di Breccia. Non farà niente. Soprattutto Togekiss, dove andrà?
Guarda com'è veloce a uscire. Gargoyle è pronto, la spirale è ovale. E va di Cresci Punch. Non farà niente anche questo, ma più due d'attacco, perché avevamo già preso più uno da cambio marcia. Corto Circuit è pronto. Il naso è a punta e va di Lacerello. Dai che si può crittare con Lacerello, e infatti critteremo. Guardate, su Hazel e muore. Gargoyle è pronto, ci ho indovinato in qualcosina. Comunque, e va di triplo Axel. Bono su Toghe, bono su Toghe. Vabbè, ma siamo a più 3 d'attacco, amore. Guarda, guarda, che classe, che stile. Le Olimpiadi si sono vinte, let's go. Monique Art si introduce nello campo. Gargoyle è pronto. Ma anche Ero, che invece è la lingua che va indietro. La stabbanza, signori, grande sostanza. E questo è buono. E questo è buono. E questo è buono. Bette è pronto. Prova a mostrare l'esperienza che è evidente non abbia. E ci togliamo. Veramente. Però droppi attacco speciale meno 2. Che palle. Gargoyle è pronto. Le ditina gialle vengono mostrate al nemico per poi andare di poltergeist a più 2. Questa è una kill. Secondo me è una kill a più 2. Pam! Spete punzi pense. Poi scadunzi flox. Entra il numero 1. Ma va dimostrata sta cosa. La numero 1. La moneta. Che è una moneta. 2 contro 4. Adesso si soffre, ragazzi. Si soffre. Per il team Chiara non è un bel momento. Perché comunque arriva anche una cura adesso. No? Non è un bel momento, no? Cioè uno dice, ma vorrei vincerla. Stavamo pari, ma com'è possibile che prima eravamo pari e ora c'è il cortocircuito full vita? È una cosa comunque particolare e strana. Poi mettici che Gargoyle agita il ditone all'insù e ti fai per raggio, tu capisci bene che è un po' un casino, no? Cominci un po' in accacarti, dici forse l'ho persa. Però ci sta, ora provi comunque, ti prendi lì per raggio, ti fa un 25ello, anzi quasi un 50ello. Monique Art poi ci prova, ma guardate, il problema vero è che fa cambio marcia. Copiando la mossa di Politon. Più 2 velocità, più 1 d'attacco su Hitmonchan è peso in realtà. La numero 1 è pronta, flippa se stessa, esce fuori. Metal testata, non su Grimmsnarl. Cortocircuito si prepara, appunta il suo mento e va di vigor colpo. Bono su Poliv, bono su Poliv, bono su Poliv. Dio, madonna, madonna delle madonna. Ok dai, sono 50% tutti e due. Monicarte carica, sfila la cintura e va di più uno. Di kill. La numero uno è carica, si sfila il guantello e va di brucia tutto. Muore Grimmsnarl perché ha area. Cioè non ha fatto una sega questi. E poi nell'arco di 5 minuti è successo tutto. Ora però entra Pier Giorgio Piragna. E ora che si dice? Monique Art è carica, chiede se è tra le top o le bottom, e Maremma, tiratelo giù, è a più 2 di attacco, più 2 di Vel, no, più 3 di Vel. La numero 1 è pronta, agita la spirale e va di... Mica Barna. Pianta Piranha è carica, si sfila la cintura e va di Oblideo su Hitmonch. Ah, non lo sapremo su chi va. Mi faccio il segno della croce. Ally Switch. Pimacqua join the fight. Gargoyle è carico, l'ultimo e va di Velen Puntura, attenzione. Dai, il velenino ci può salvare qui. Gargoyle, basta prendere una kill. Prendiamo una kill e tutta in discesa. In qualche modo può avere senso anche questo. Nell'ottica di andare avanti per altri 40 minuti quasi. La numero 1 è pronta. È aggressiva e va di... Oh no. No. Uccidiamola prima. No. Pietro Piragna. Fai per bene. Sweet Monchan. Tiriamo giù. No! Aspetta, sì! Sì, l'obbidere sempre su Timon Chan. No!
Allora, al prossimo turno arriva il desiderio. Se arriva su Hitmonchan, ragazzi, mi sentite gastemare. Numero 1, viene flippata. E va di... Oddio. Sarebbe incredibile se il desiderio arrivasse su di lui, ma credo che proprio il gioco sia scriptato per farlo arrivare su Hitmonchan. Se non può prenderlo l'altro. Ti prego, ammazzalo. No! No, è 2 turni in rimbalzo! No, è in 2 turni in rimbalzo! No, 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 no! No, no, su Hitmonchan, no! Ma cos'è? No! E invece l'ha preso Ha preso comunque lui, ok, ok, va bene, va bene. Va bene. Hitmonchan, fai qualcosa! Ti scongiuro! È fortissimo, può shottarmi la squadra, ma non lo fa. Ti scongiuro! E invece lo fa adesso. Vai, morto, morto folle. Gonfia, diciamo. Ha preso anche pianta miragna! Sai perché? Perché è forza tellurica. Ed è quella di... Ma cosa sta succedendo? Ti senti bene? C'è qualcuno lì. Qualcuno mi spieghi perché? No. Oh, non buono, buono. Preso. Allora, però no, è 1000 frecce che... Non so niente. Ah, no, è no guard. È no guard di Machamp. Monique, dai, no, dai, no, 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 sfrutta no. Le tue statistiche, ti scongiuro. Fai un dead drop, per favore. Che cazzo è il card? Farà male un po'. Dio, lo sapevo io, Dio di Dio. Senza titolo, per piacere, devi ammazzare. Devi ammazzare. Gelo denti, ok. Gelo titti. Dai, è gatto silvestro. Sì, sì, sì. Questo era un problema grosso. Ciao, ok, Monique. Adesso non è finita. Non è finita. Non sei rimasto paralizzato tu? Che cazzo vuoi? Io vo' via e chiudo questo canale perché mi sono rotto i coglioni. Mi sono rotto le palle di soffrire così ogni settimana. Ragazzi, il video settimanale è questo perché è lungo come un video settimanale. Attenzione. Tu ne hai due, scusa. La numero uno si prepara, agita il ditone e va di... No, su Inteleon. Vabbè. Pianta piragna è pronta. Agita le nocche e va di spazza sberla. Questa fa male. Questa deve fare male. Ma quante volte si è refullato poi sto stronzo? Oh, mai, non ci rimane mai paralizzata, eh. Mai, mai, non lo fa mai. No, ragazzi, non su Inteleon, non su Inteleon, non su Inteleon. Vabbè, questo è... Oio, ragazzi, uno contro uno ci posso. C'era quattro contro uno. Par. Ma cosa par, fai, infatti, par? Io faccio l'anza del par per te. Par. Allora, la cosa buona è che mi refullo, la cosa brutta è che dormo, la cosa buona è che non sono neanche più paralizzato io. Par. Ma ragazzi, in questa dumbattle è successo tutto. Par. E invece. Non attacca. Ok, mi fa niente. Nulla mi fai. Si gode. Par. Ma Dio Cristo! Ammazza. Mi è mata. Deve rimanere paralizzato. Non deve riuscire a uscire. Esatto. Deve rimanere per sempre nell'altra dimensione. Par. Tanto questo è l'ultimo. Par. Madonna. Ok, si tiene, ragazzi. No, ragazzi, ma che cazzo? Ma ha attaccato sempre! Te la chiudi te questa dumb battle di merda! Addio! Oh mamma! Bene, ragazzi, anche questa puntata è finita e abbiamo visto un sacco di mosse diversi. Tutti i Pokémon sono entrati in campo, quindi potete scegliere i soprannomi per tutti. Dai.
No, no, è una bella dambatto, ragazzi, divertente. Se questo video vi è piaciuto, io lasciate... Io credo che loro si siano divertiti. Ma fateci sapere se vi siete divertiti. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel like. Così, lasciate un bel like perché siete simpatici. Mettete like. Vi ricordo che in descrizione, oltre a Star Select, avete TT, il nostro sponsor di fiducia che vende magliette a tema anime, serie TV e videogiochi. Col codice sconto giovanone avete un euro di sconto su ogni acquisto. E vi ricordo che nei commenti dovete mettere nickname per le nostre due squadre. Capito? Poi, se volete, io vi lascio anche un numero per il controllo e la gestione della rabbia, che, insomma, è un problema che va affrontato. Ci vediamo poi, oggi pomeriggio alle 5 con Safe Zone, la rubrica in cui potete raccontarmi quello che volete e nessuno vi giudica. Puoi scrivere anche tu. Stasera invece alle 9:30 siamo sul canale di Roberta Cichibe per andare avanti con Portal 2. Finito? È finito. Finito? Vai. Canale è finito, ragazzi. Canale chiuso. Alexa, spegni luci studio. Canale è finito, ragazzi. Basta, chiuso. Ciao.